L'architetto Umberto Asnago nello stand di Penta. Lei è art director e designer. Come designer, che novità ha presentato quest'anno per Penta? Quest'anno ho presentato tre modelli nuovi per Penta. Si chiama Lula, è una lampada metallo e vetro soffiato bianco con l'illuminazione a LED. Ormai sono quasi tutte illuminate a LED. Poi un'altra lampada che ho presentato è l'abbiamo chiamata Woody. È una scheggia di legno, elettrificata anche questa LED, che può essere sia di marmo che di legno. L'altra lampada si chiama Chuck, è una lampada fatta con uno stampo di poliuretano e legno e vetro e metallo con un'illuminazione a LED che gira a 120 gradi. C'è una versione metà rivestita in cuoio, mentre quella, la versione laccata, è un soft touch, quindi una laccatura morbida, gommosa. La quarta cosa che abbiamo fatto è l'evoluzione del lampadario Mamì che abbiamo presentato 2 anni fa. Per questo, per quanto riguarda i miei prodotti Ok, come designer. invece come collaborazioni di Come altri art design. direction, abbiamo inserito quest'anno un gruppo di architetti nuovi che è il Carlo Bartoli, lo studio Bartoli, che è il papà, Carlo, la figlia, e il Paolo, il figlio. E abbiamo scelto un prodotto che si chiama Wonder, che è delle lampade sospensione, solo sospensione, in boro silicato di 3 dimensioni e con 3 diversi colori di verniciatura. Dopo, con la collaborazione ancora con Carlo Colombo, abbiamo presentato una lampada che si chiama Jesui, che praticamente uno stelo, veramente un basamento molto importante in legno o in marmo, con un'attenzione nello svuotamento che gli dà anche una leggerezza, gli dà anche un disegno, con una sfera appoggiata sopra, metà verniciata in metallo, però non è una verniciatura particolare che comunque quando si accende traspare la luce, è metà trasparente oppure bianca. La particolarità, visto che comunque è schermata, la lampada gira a 360 gradi, quindi tu la puoi direzionare: se vuoi avere meno luce la giri contro il muro, se vuoi avere più luce la giri verso il soggiorno. E prima mi raccontava il fatto che al di là della tecnologia che va avanti, lei comunque rimane molto legato ai materiali tradizionali. Sì, io adesso delle ricerche che si fanno sempre, io sento parlare di materiali straordinari, che nuovi, però dico, noi non dobbiamo andare sulla Luna, non siamo ancora a quel livello nel nostro campo, no? Anche vedo nell'arredamento, perché io bene o male lavoro anche per altre aziende di mobili, faccio molti prodotti, sì, divani, poltrone, tavoli, sedie, beh, queste cose. Quindi alla fine i materiali che si usano sono quelli che c'erano ancora una volta. Quello che invece è cambiato moltissimo è la tecnologia, che adesso ci permette di fare delle cose che prima erano impensabili fare.